Da stamani all'alba che lavorate ininterrottamente, qual è la situazione e se è possibile già dire la causa? Sì, è da stamattina alle 6 che ci hanno chiamato i residenti della zona perché era andato diciamo, è stato coinvolto dall'incendio il piazzale della Pugelli Legnami. Siamo arrivati subito sul posto, da Via Paronese, il tratto è brevissimo e già quando siamo arrivati l'incendio era diffuso a tutto il materiale combustibile presente all'interno del piazzale. Ecco per cui il caposquadra d'intesa poi con me ha chiesto rinforzi e sono arrivati a Prato squadre di Firenze, Pistoia, Lucca e Pisa che stanno tuttora operando per cercare di spegnere l'incendio. Per quanto riguarda le cause stiamo indagando, visto che ci sono degli impianti di videosorveglianza, vediamo un po' le immagini e cosa ci dicono di quale può essere stata la causa più probabile che ha fatto generare il rogo. Esclusa la delosa o è... Al momento stiamo indagando e siamo in stretto contatto con il sostituto di turno per le attività investigative. Al momento stiamo approfondendo le notizie che abbiamo assunto appunto a sommare informazioni. Le case attorno? Abbiamo evacuato 6 famiglie ed interdetto la zona sia all'energia elettrica che al gas. Stiamo valutando la stabilità di un edificio del circolo lì su Via Marengo, perché all'interno nel pomeriggio ci sono sempre un centinaio di bambini che fanno attività ricreativa. Penso che per un paio di giorni quell'attività dovrà essere interdetta. Voi allora, voi siete convinti? siete convinti che sia stato un incendio doloso? Ma non lo so, convinti non siamo mica, però chi lo sa, Che non cosa vi fa so. pensare che possa essere un incendio È tutto, stavo tutto assieme, poi non si sa a che ora è cominciato di preciso, ecco. doloso? Un po' prima delle 6, Io sono arrivato prima delle 6, ma era già tutto, era tutto un cerchio di fuoco, ecco. 70 anni in fumo. Eh sì, 70 anni che siamo qui, eh. Dopo eravamo già... Una ditta vecchia è questa. Non vi è mai successo niente del Ma genere in 70 che... anni di attività. No. Quindi anche per questo pensate che non sia una semplice coincidenza. Che lo so, oggigiorno non lo so, può darsi al che filo della luce, ma è un po'... Qualcuno che vi vuole male? No, sì, per carità. Potresti un sapendo andare a cercarlo, ecco. Quanto materiale avevate dentro? Chi lo sa? Saranno 800, 900 mila, io lo sa. So. C'era anche della roba scaricata da poco. 800-900 mila di valore, Vendo legno io, sì, che mi hanno detto loro, ma io vendo legno, c'è tutto legno. Con che cuore domani si trova davanti a questo monte di ceneri? Qui è bella voglia di smettere a questo punto, e che si fa, ragazzi? Per me, io dei 50 anni che sono qui in ditta, ecco, no, 70 quasi, e 50 anni li ho passati. È quasi la fine della vita, ecco, perché a questo punto... È stato appiccato per conto mio un po' di qua, un po' di là, da due o tre posti. Poi il legno non prende fuoco da sé così, è impossibile. Questo c'ha due generazioni. Non prende fuoco il legno. Quando siete qui, non è mai Che bruciato scherzi nulla. davvero? Ma che, due generazioni c'è questa? Questa è da due, 48. 70 anni. Sempre stati qui. Certamente. Non prende fuoco il legno, non prende fuoco se uno non gli dà fuoco, assolutamente.